Ci vediamo all'uscita. Giornata primaverile qui allo stadio Via del Mare di Lecce, esce il sole e finalmente il Lecce torna a vincere in casa dopo tantissimo tempo. Ora andiamo a casa, festeggiamo un po' a casa. Tutto ok. A casa! Lecce! Che soddisfazione si può abbattere questa Juve? Lecce è una bella squadra, una buona squadra, ha dimostrato di vincere. Che può vincere con tutti, secondo me. Peccato. Il 2-0 è poco, il 2-0 è poco perché poteva finire 4-5-0, secondo me. Peccato a Catania. Avanti, forza Lecce, forza, li salviamo! Li salviamo! Va bene lo stesso, lo dai? No, non va bene lo stesso, perché noi siamo bersagliati in un modo tremendo dagli arbitri. E il signor Mazzoleni si deve ricordare che ha dato due reti in fuorigioco contro l'Udinese, a favore dell'Udinese, con un netto fuorigioco che altri non dicono. I giornalisti sono al servo del sistema. Ammete, dovrebbe andarsene a casa. Bella, una grande vittoria del Lecce. Finalmente, dopo tanto tempo, non vincevamo forse dalle 12:30 di Lecce-Chievo, mi sembra. Da un po' di partite che non vincevamo, è stata entusiasmante. Per cui la salvezza si avvicina adesso, dai. Speriamo. Adesso c'è Brescia, però possiamo farci. Sì, speriamo. Dalla Juve! Forza Lecce! Ciao! Ci condoglianze ai Juventini! Juventino! È maleggiato allora, è felice, come si sente? Va bene così, hanno meritato, strameritato tantissimo il Lecce, hanno giocato veramente con il cuore. E che la Juventus si faccia un esame di coscienza. A casa! Come andrà a mangiare oggi? Contento, felice di aver vinto? Contentissimo, sicuramente, e aver mandato tutti gli Juventini di Lecce a casa senza... Scontenti. Scontentissimi, sono dei rinnegati. Grande Lecce! Ciao, ottima. Bellissima. Da 5-0, purtroppo abbiamo mangiato un po' di gol, ma va benissimo così. A casa, grande Lecce, grandissimo! Vive, sono quando andrà a cacciato, ma andrà a Santa. Mesba. C'è voi. Che soddisfazione si può abbattere questa Juve, dai. Guarda, io sono della Juve, ora sono più Lecce, c'è il cuore e più forza Lecce. La Juve. La voce mia, dov'è? Tutti a forza casa. Lecce. A casa, Juventus. Ha perso la voce per l'emozione. Beh, non so a gridare. Sente tornano a casa, come su Benuti, come su Riadi. Allora, grandissimo De Canio. Grandissima prova. Grandissima partita studiata a tavolino, grande De Canio, grande De Canio. Ecco, c'è Gianni. Andiamo, Yasuka! Giallo rossi. Allora, chi è stato il migliore in campo? Ceva Antone, il grande Ceva. Grande Ceva. È un grande peccato per quel gol che ha sbagliato. Un messaggio ai tifosi leccesi che tifano Juve. Forza Lecce! Giallo rosso! Ai tifosi leccesi che tifano Juve. Cosa vuole dire? Culo! Mi dispiace per loro! Cazzi! Che è, tifosi? 2-0! Super Lecce! Mia figlia è dispiaciuta, era venuta a tifare Juve ma gli è andata male. Noi siamo contenti, i genitori sono leccesi. Ecco la nostra maglia del Lecce. Wow, forza Lecce! Bellissima. Un trionfo. No. Come no? Lui è un tipo di Juventino. No. Perché ha portato la sciarpa del Lecce? No comments. No. Non dico più niente. Bellissimo. 9. Che soddisfazione si prova a battere questa Juve? Io sono juventina, però sono leccese, quindi la salvezza si avvicina. Ma che dici? Un testa di grande, no? Tanto la partita comunque è scandalosa sotto tutti i punti di vista, insomma. Che scandalosa. Perché comunque la Juve non l'ha giocata. Aia. Com'è andata questa partita? Cioè, io non sono di Lecce, sono juventino, però cioè ha giocato meglio il Lecce. Ha voglia, manco un tiro abbiamo fatto. Benvenuto e buon appetito, che digestione faranno oggi i juventini? Brutta sicuramente. Non siete la... Come no? Allora. Grande soddisfazione, grande. Juventino! Grande soddisfazione! Forza Lecce! Forza Lecce!
Come no, ci dobbiamo salvare per forza, ci dobbiamo salvare. Con questo Lecce forse oggi ha fatto un'ottima partita alle stazioni, chi è stato il migliore in campo? Vesba, secondo noi. Adesso va a mangiare tranquillo a casa e fa la festa. Sì, sì. Bicchiere di cosa, che cosa mangia? Non lo so, a sorpresa. Che digestione faranno oggi i juventini secondo voi? Che? Digestione amara se hanno potuto mangiare. Noi andiamo a farci un bel piatto di lasagna. Giallo-rossa. Giallo-rossa. Grazie. Il nostro amaro, Amalo Cappello di Lecce. Forza Lecce. Migliore in campo. Secondo me tutti. Secondo me tutti. Tifoso juventino. Io sono il tifoso leccese del Neri, se devo andare dalla sua Margherita a Verona. Messaggio, messaggio a del Neri. Lecce, io da casa! Dopo, aspetta. Allora, dopo la sconfitta di Catania, si aspettava questa prestazione del Lecce, ci credeva? Beh sì, comunque anche a Catania meritava di vincere, peccato perché avevi 5 minuti. Ciao, ciao Michele! Quei 5 minuti di follia, vabbè, e quella punizione che non c'era comunque, pazienza. Però con questa formazione secondo me ce la facciamo. Ma mancavano tutti oggi però. Mancavano tutti però, gli altri bene, Donati, bravi. Mi dispiace per Grossmuller che ha fatto un partitone, ma sotto rete deve essere più deciso. Più deciso, grazie. Grande Lecce! Grande Lecce! Forza Lecce! Forza Lecce! Ventini, l'avete presa in culo! Bellissima, bellissima, bellissima. Si meritava di vincere il Lecce. Sì. Ci salveremo secondo lei? Beh, io dico di sì. C'è stata una partita, non c'è stata la partita, non c'è stata la Juve proprio, forza Lecce. Secondo te saranno amareggiati i tifosi? Abbastanza. Ciao. Signora, secondo lei quanta amarezza c'è lassù? Parecchia. Il Lecce è stato bravo. Lei non è juventina? No. Meno male.